Ragazzi, prima che il video inizi, vi invito a lasciare un like, importantissimo, lo dovete lasciare perché questo video ha dell'incredibile, un deficit di sfortuna che io non ho mai visto fino ad ora. Quindi, se volete che io riprovi a fare questa sfida, lasciate un bel like, lasciate un like per tutte quelle volte che magari avete bestemmiato per qualcosa. E detto ciò, bella e buona visione. Sono Max, sono tornato finalmente col 194 Food Draft Challenge, serie che avevamo iniziato un paio di giorni fa e che col primo episodio eravamo arrivati a 190. Quindi oggi cercheremo di puntare a fare meglio, puntare a fare almeno il 191, anche se è abbastanza difficile considerando che mi escono sempre i moduli di merda. E niente, come potete vedere abbiamo un bel gettone draft a nostra disposizione, quindi 15k risparmiati. Subito con il modulo non ci esce, ma il modulo con il 3 iniziale con magari due esterni, perché noi siamo degli sfortunati della Madonna. Non ci sta neanche un modulo con le ali, quindi praticamente un draft a puttane già da ora. Perché raga, cioè che cazzo scelgo? Che cosa scelgo? Mi tocca scegliere il 4-5-1, ma raga, cioè partita proprio male. Però troviamo subito un Messi 98 che ci andiamo immediatamente a prendere, perché Messi tots non si rifiuta, che mettiamo da esterno destro. Mentre poi passiamo subito alla panchina. Ci servono tre esterni, cioè tre centrocampisti. Urca! C'è Balenciaga che ci potrebbe servire, ma andiamo a prendere Di Maria che è 94 di overall. Mentre andando in avanti troviamo Fernandinho Torres, che direi di prendere così magari non rischiamo sulla TT. Come prossimo giocatore magari un tots Neymar 91. Sicuro ci esce Cristiano Ronaldo, quindi non so se prendere Hulk o Neymar. Direi di prendere Neymar, che possiamo mettere anche come centrocampista al limite. Sergentone del merda. Iniesta e Dani Alves. Direi di prenderci Iniesta, regà. Buono così. Ci serviva un centrocampista decente, ci è uscito. Passiamo invece ora alla squadra titolare. Vediamo come centrocampista alla Madana. E a sto punto direi di prenderci Pjanic. Però centrocampista Nainggolan. Mentre come dammene uno almeno così. No, mai, cioè raga, è proprio assurdo. Stanno sì su Ronaldo, me lo puoi dare un Ronaldo? No, manco un Ronaldo. Ci tocca Payet, che porca puttana. Mentre come ATT, Ronaldo ATT. Non so quanto ci convenga, sinceramente, perché ci servirebbe come esterno. No, ho preso Aguero, perché ho preso Aguero? Anche se in teoria volevo prendere Aguero. Quindi raga, non è andata proprio malvagissima. E andiamo sui difensori centrali, sperando magari un Godin. Sono usciti tutti dalla BBB. Cioè assurdo, guarda qua, 4 su 5 della BBVA. E ora ne cerco l'altro e sicuramente non mi esce un cazzo. Prendiamoci Pepe Man of the Match, che è l'overo più alto. Mentre qua vediamo Godin 95. Signori, Godin Tots. E anche Ramos If, ma ovviamente Godin Tots. Ottimo. Raga, non sta andando proprio in maniera proprio brutta. Anche perché qui troviamo Carvajal. Dobbiamo puntare tanto sulla panchina. Terzino sinistro, Felipe Luis in forma. Potrei uscirmi magari un Toti, tipo Marcelo Toti, ma fa nulla. Anche il portiere Navas 90. Avevo visto Oblak e già mi ero soddisfatto, ma Navas 90 molto meglio. Raga, siamo a 90. Ma che brutta frase, che brutta frase. Vediamo un po' con la panchina. Si parte subito con 0-0 di niente, perché c'è Scesce Buffon che non ci serve praticamente a nulla. Difensori centrali Arribas, che non ci serve proprio tanto, ma prendiamoci Arbeloa, che alla fine proprio se dobbiamo aumentare l'intesa possiamo mettere a centrocampo. Mentre qui troviamo un altro Gaia che non ci serve proprio per niente. Dobbiamo trovare proprio uno forte, Rakitic, buono a centrocampo. Ci serviva un centrocampista. Come prossimo giocatore, nulla di che, raga. Nessuno della Liga BBB, quindi ci andiamo a prendere più avanti. La cosa strana è che non mi è uscito Ronaldo. Non mi è uscito ancora Ronaldo e non ci continua ad uscire. Quindi direi di puntare su Royce. Che già siamo 88, raga. C'è sto draft, porca puttani. Raga, ma questi due sono uguali. Arbeloa e Carvajal sono uguali, cioè, vabbè. Vabbè. No, raga, non c'è niente. Non c'è praticamente nulla di utile. E niente, raga, vediamo un po' se con l'allenatore riusciamo a fare qualcosa, ma la vedo veramente dura. 95, 94, 94, 94, 94. Quindi andiamo a prendere lui che ci dà 95. Per arrivare a 185, anche se il 90 l'avevamo fatto. Pazienza, raga, pazienza.
Raga, come potete vedere ho cambiato account, gli ultimi 15.000 crediti per provare a fare un draft. Prima di iniziare vi chiedo subito di lasciare un mi piace, perché sto buttando i 15k che mi servivano per la serie, quindi li dovrò andare a fare oggi. E per questo vi chiedo almeno di arrivare a quanti 5 mi piace. Iniziamo subito a sprendere un modulo con la difesa 3. Ti prego, una volta 3-4-3, finalmente. Sì, cazzo sì. 94, che cazzo, 94. 100, 191, ce l'ho fatta, non so con quale magia stregoneria ce l'ho fatta. Dai, cazzo, 191, raga, 191.